dell'ultimo semestre. Se noi andiamo ad indagare quello che è stato il mercato del 2019, certamente su alcuni listini del 2019 ci sono stati degli incrementi di valore. Non del 16%, ma anche perché l'incremento di solito è nell'ordine del 2-3% come possibilità. Certamente il mercato di Milano in questo momento, anche post-Covid, anzi direi che parlare di post-Covid è assolutamente anacronistico, siamo in Covid pieno, cioè post-lockdown, sta dando segnali molto positivi, la domanda continua ad essere molto superiore all'offerta. Questo crea poi una dinamicità anche in quello che può essere il collocamento del prodotto sul campo. Io ho presentato, porto questa presentazione cercando di rimanere nel tempo a disposizione. Quello che si sta evidenziando, come al solito accade quando succedono dei grandi eventi, che il Covid certamente uno di questi, diventa poi un acceleratore sul campo di una serie di processi che stiamo riscontrando su tanti ambiti, va dalla tecnologia, va da tutta una serie di attività, e quindi certamente stanno evidenziandosi una serie di situazioni che direi erano abbastanza già nell'aria, ma poi per tutta una serie di come posso dire, anche di poco tempo a disposizione, continuavamo ad andare avanti con un po' le vecchie attività e le vecchie modalità anche di lavoro. Noi come azienda abbiamo cercato di capire dove sta andando la domanda, e su questo, per poterci far aiutare, abbiamo chiesto ad Oxa di aiutarci a far questo, col quale abbiamo fatto un accordo, e bimestralmente noi faremo un carotaggio di tutti i clienti che noi abbiamo che incontriamo, per capire come sta andando e in che direzione sta andando la domanda, perché mai come in questo momento di discontinuità è importante capire dove si sta andando, proprio per evitare di cercare di fare degli errori, e lo è sempre di più anche verso quella che è una clientela che si sta, come abbiamo visto anche da quello che è stato presentato da Rossetto, che c'è una volontà da parte dell'utente finale di andare verso l'acquisto, ma a determinate caratteristiche. E abbiamo visto che c'è una situazione che in qualche modo collima con quello che ha presentato Rossetto, tra chi ha trovato e chi invece sta cercando. Il 90%, questo è il dato che noi abbiamo riscontrato, sta cercando casa per andarci a vivere. Poi per quello che possono essere i mercati delle varie realtà, a Milano abbiamo una situazione un po' diversa, perché i nuclei familiari sono composti per oltre il 50%, sono monoutenti, quindi c'è una ricerca diversa. L'acquisto per i figli in questo momento è stato messo un po' in stand-by, e l'acquisto come investimento seconda casa, è corretto il dato che avete riscontrato voi, Rossetto, siamo nell'ordine del 4%. Perché? Perché è cambiato completamente il mercato che era presente per investimento. Milano aveva tre mercati in contemporanea, era anche il motivo per la sua dinamicità: aveva il mercato domestico, quindi quello che acquista sul territorio per andarci a vivere, aveva il mercato dell'investitore italiano che comprava a Milano per investimento, quindi la piccola unità da mettere poi a reddito per uso figlio, eccetera, che è completamente scomparso dal mercato, e poi avevamo il cliente diciamo internazionale che veniva ad abitare a Milano, perché Milano è una città che è attraente per mille motivi, per far studiare i figli, ci sono tutta una serie di motivi per cui da un punto di vista internazionale Milano era vista come un'opportunità. In questo momento questi due mercati non ce li abbiamo e lavoriamo unicamente col mercato domestico. E in particolare sul nuovo c'è una grossa dinamicità, e vediamo quali sono appunto, noi facciamo queste indagini anche poi per fare quell'attività di advisor molto puntuale che facciamo sui progetti di nuova costruzione, per cercare di capire appunto dove stiamo andando a parare. Il balcone abitabile, no? Perché questa è la domanda poi che ti chiedono, è certamente una delle indicazioni sempre più forte, c'era già prima ma ancora di più si conferma.
Il terrazzo lo sappiamo, ma il dato che vi voglio evidenziare è il discorso del giardino. Il giardino era quasi sparito, no? Come richiesta, oggi ce lo ritroviamo. Se guardiamo questo 7%, è il 180% in più rispetto a quello che era il 2%, quindi c'è una richiesta molto forte e questo però va verso un prodotto completamente diverso rispetto a quello che in qualche modo avevamo in passato, avuto anche sul mercato, ma era poi andato un po', perché poi il giardino bisogna anche curarlo, ha anche costo e chi ce l'ha sa che cosa vuol dire. Le amenities richieste, io parlo per quello che è un mercato assolutamente milanese, cioè è tornata fortissima quella che era anche qui un elemento che stava andando un po' a scomparire, no? Quello che era la portineria è diventato un altro elemento quasi indispensabile oggi all'interno del gruppo per tutta una serie di ragioni, perché oggi abbiamo il delivery che arriva a qualsiasi ora, abbiamo le consegne della spesa che arrivano a qualsiasi ora e quindi addirittura in alcune realtà stiamo pensando di allungare fino alle 9 di sera il portierato all'interno dello stabile, perché ci sono questi servizi accessori che hanno una necessità, gli spazi comuni legati al benessere. I locker che è diventato assolutamente un elemento sul quale fare riferimento e sui nuovi progetti li stiamo creando sempre più ampi dal punto di vista di dimensione, spazi di co-living e di smart working che erano quasi inesistenti all'interno di quello che potevano essere gli edifici, diciamo, usati, mentre all'interno dei nuovi edifici diventa sempre un elemento di distinzione. Questo bisogna tenere conto però che il prodotto di nuova costruzione continua a essere comunque sempre molto limitato perché c'è una scarsity di prodotto e questo purtroppo dobbiamo farci conto. La ragione degli immobili usati, purtroppo tutte queste caratteristiche molte volte, anzi quasi mai, si riescono a trovare. Per quello che riguarda poi che cosa sta accadendo, no? All'interno sempre della domanda, c'è sempre più attenzione al quartiere dove si va ad abitare. Prima si guardava di più l'appartamento o l'immobile, oggi si guarda di più al quartiere, perché il quartiere è quello che potrà in futuro mantenere il valore assolutamente molto più elevato e potrà mantenere nel tempo quello che è stato il valore immobiliare. C'è una forte identità all'interno del quartiere e c'è un ambito molto forte di socializzazione. Questi elementi li abbiamo trattati all'interno di quella che è la nostra ricerca che è pronta, verrà veicolata la prossima settimana, che è la settima edizione, dove abbiamo proprio affrontato questi temi nel dettaglio e quindi a chi di voi ne avrà voglia, di solito la mandiamo un po' a tutti quelli che sono i presenti, quindi avrete modo di affrontare e di verificare poi nel dettaglio. Altra cosa importante, vedo che è un'attenzione da tutti i progettisti che oggi stanno lavorando sul territorio, è proprio quello che è il contesto urbano, cioè l'intorno urbano all'interno di quelli che possono essere edifici, che si sta passando proprio come scala da quello che era l'intervento sul singolo edificio, anche di sostituzione edilizia, quindi un po' a macchia di leopardo, in quelli che sono oggi degli edifici importanti e anche degli interventi importanti. E qui sempre lo spazio di socializzazione diventa un elemento di distinguo. Qui ci sono due elementi, Sei Milano, che è un'iniziativa dove ha questo podio per circa 1 chilometro dove non passano macchine, ad un'altra iniziativa dove la parte pubblica di socializzazione è importantissima. E Mario Cucinella dice: qual è la parte più importante di un edificio? Sono i primi 10 metri, cioè l'attacco a terra, i primi 10 metri è la parte più importante di un edificio, perché è quella che quando noi camminiamo per strada è la prima parte che vediamo. Poi quando andiamo a New York per i primi 2 giorni andiamo in giro con la testa e ci viene mal di collo perché continuiamo a guardare in alto. Ma noi siamo più abituati a guardare questo attacco a terra degli edifici e sempre di più dovrà essere un elemento di distinguo nei prossimi mesi. Poi per quello che diceva anche Castiglia della stanza in più. Allora, la stanza in più costa economicamente, quindi bisogna capire se uno ha la disponibilità economica, se ha la volontà di mettere a disposizione. Tutti cercano una stanza in più.
Stiamo lavorando con alcune aziende di arredamento e stiamo cercando di innestare questa trasformazione di alcuni ambienti all'interno di quello che può essere l'unità immobiliare e creare degli spazi virtuali. Cioè, se io ho un locale di 10 metri, che ho 15, quello che è, che lo uso in maniera diversa di sera e di giorno, riesco ad avere quella stanza in più che effettivamente poco mi costa da un punto di vista economico. Faccio questa trasformazione e vediamo che se è fatto molto bene riesco ad utilizzare, cioè l'utilizzo dello spazio diventa praticamente 24 ore in maniera diversa. E qui l'altra cosa assolutamente importante, come un po' tutti quanti noi abbiamo visto ultimamente, a Milano si parla molto, e non solo a Milano, perché ho visto che anche a Roma si comincia a parlare di questo, dei quartieri, e è stato tirato fuori il discorso dei borghi, no? Come elemento di distingo per riuscire a portare alcune di quelle caratteristiche di borgo all'interno del quartiere, ma io credo che il trend che stiamo in qualche modo intercettando, che oggi è un segnale molto debole, ma è un segnale che secondo me nei prossimi 5 anni diventa fortissimo, e la possibilità di sviluppo in Italia di quelle che sono le città medie. Ha determinate caratteristiche però. Le città medie per noi sono quelle da 60 a 100 mila abitanti. Ho finito. Su questa cosa volevo, secondo me, aggiungere solo una cosa, che una delle infrastrutture più importanti sulla quale dovremmo puntare molto, anche sperando di portare a casa i soldi dall'Unione Europea, è l'infrastruttura digitale, perché questo è, credo, quello che ci farà fare il salto di qualità. L'alta velocità ha avvicinato le città, la connessione digitale forte riavvicinerà le persone e gli darà la possibilità di poter utilizzare al meglio quelle che sono le attività, di poter lavorare in quello smart working che molti saranno obbligati a fare nei prossimi anni in maniera assolutamente più stabile rispetto a quello che effettivamente oggi molte volte avviene, che all'interno delle nostre case non abbiamo una connessione digitale forte. Molte volte ci tocca fare un po' i rabdomanti all'interno dell'appartamento per andare a cercare la stabilità del segnale. Questo credo che sugli immobili ad uso uffici è molto più infrastrutturato da questo punto di vista, gli edifici ad uso residenziale non hanno questa infrastruttura, e su questo bisognerà assolutamente lavorarci. Grazie Mario.